collegamento telefonico da Belvedere Marittimo, Gabriele Sangineto. Buongiorno. Buongiorno Martino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, buongiorno Gabriele, di nuovo vogliamo parlare con te del Movimento 5 Stelle, perché tu fai parte in qualità di attivista e anche componente del Meetup Amici di Beppe Grillo di Belvedere Marittimo, di quella frangia che non è stata troppo d'accordo, non era assolutamente d'accordo con le scelte per queste regionali. La prima scelta, insomma, che non vi è andata troppo a genio è stata proprio la candidatura di Francesco Aiello. Sì, diciamo che ci tengo a precisare che ovviamente parlo a titolo personale, in quanto certo, noi come Meetup non abbiamo fatto campagna elettorale, però poi, a differenza mia, che ho dichiarato da sempre che oltre a non aver fatto campagna elettorale non avrei nemmeno votato il movimento, ma non avrei votato nessuno, infatti ho annullato la scheda, altri, siccome noi siamo liberi, diciamo, di agire come meglio crediamo, nel gruppo ci sono state anche persone che alla fine hanno votato anche il movimento, quindi per questo mi parlo a titolo personale. Per quanto riguarda Aiello, come ho ribadito più volte, non è una questione, diciamo, personale, ma è una questione politica, e anche le ultime votazioni su Rousseau che sono avvenute in questi giorni danno ragione che in Calabria c'è stata una disparità di trattamento, perché oltre all'Emilia Romagna ultimamente anche Liguria, Puglia e Toscana hanno votato su Rousseau per intercettare il profilo del candidato presidente del Movimento 5 Stelle, seguendo il solito iter, ovvero che ci si candida, poi chi piglia più voti si fa una scrematura tra quelli che sono arrivati prima e si decide, si fa una seconda votazione per il candidato presidente. Qui in Calabria questo iter non è stato rispettato e sentivo ieri in un'altra intervista che hai fatto sentire parlare che non c'è stato, diciamo, noi non ci saremmo presentati all'assemblea. Io assemblee, personalmente parlando, assemblee non ne ho mai viste, sebbene anche tramite messaggi WhatsApp li abbia richiesti personalmente, ma anche come gruppo, perché io faccio parte di un gruppo che è nato da qualche settimana, che si chiama, questo gruppo si chiama Meetup delle origini 4 ottobre 2009. Il 4 ottobre 2009 sarebbe la sì, nascita del Movimento 5 Stelle, e sta proprio a ricordare un ritorno alle origini. Sebbene noi avessimo chiesto questo incontro con parentela, con lui come organizzatore della campagna elettorale e portavoce calabrese e possibilmente anche il capo politico per decidere la linea politica del movimento, questo incontro non c'è stato. C'è stato un incontro dopo che Aiello è stato calato ed è stata indetta un'assemblea per presentarci Aiello, ma non era quella l'assemblea di cui si necessitava, perché non mi interessava, tra virgolette, non ci interessava conoscere Aiello, ci interessava un'assemblea per capire come muoversi. Dopo che i giochi sono stati fatti ed è stato calato Aiello, non c'era motivo per andare lì a dire che cosa, perché poi il problema è che si sono create le tifoserie, quindi se io o altre persone fossimo andati in quell'assemblea a dire no ad Aiello per questo o per quello, ci sarebbero stati le varie tifoserie che avrebbero fatto, diciamo, un po' di baccano, come si suol dire. Siccome per me la politica, ma anche per noi che componiamo questo gruppo Meetup delle origini, la politica è una cosa seria, e abbiamo detto va bene, allora questo è il discorso, allora non c'è niente da fare. Sebbene noi abbiamo da ottobre fino a qualche giorno fa, prima delle votazioni, fatto comunicati stampa, lettere aperte, abbiamo scritto a Di Maio, Beppe Grillo, abbiamo contattato tutti i vertici, ma nessuno si è espresso. Io poi personalmente ho anche delle chat su WhatsApp con alcuni big del movimento che mi dicono beh sì, in effetti il calato dall'alto non è stato proprio una bella cosa, però il problema è che me lo scrivono in privato, ma pubblicamente non si esprime nessuno, perché noi non è che siamo pazzi o siamo
come si dice, persone che vogliono boicottare il movimento, perché ieri nell'intervista che ho fatto ieri ho sentito parlare anche di fuoco amico. Il fuoco amico a casa mia, il fuoco amico c'è stato, no? Sei d'accordo? Sì, ma sì, ma il fuoco amico a casa mia significa che tu in modo subdolo magari non sei riuscito a raggiungere un risultato, allora fai di tutto per boicottare a Martino. Ma noi non siamo stati fuochi amici, noi in trasparenza stiamo dicendo, l'avete detto chiaramente, noi un Movimento 5 Stelle che non è il Movimento 5 Stelle non lo votiamo, quindi più chiaro di così l'abbiamo scritto ovunque alla luce del sole. Quindi solo per questo non sono d'accordo con questa, con questa definizione. Noi abbiamo chiesto il rispetto delle regole che, come ti facevo notare prima, nelle altre regioni è stato rispettato, in Calabria non si sa, perché quando tocchiamo la Calabria evidentemente non siamo preparati, non siamo intelligenti, abbiamo bisogno per forza del Salvatore di turno che da soli, che la presi, non sanno fare niente, allora ci vengono imposte queste cose, altrimenti non mi so dare altre spiegazioni. Infatti nessuna spiegazione è stata data, insomma. Fatto sta che adesso il movimento va riorganizzato, soprattutto sull'Alto Tirreno cosentino. Voi come o meglio, voi che cosa proporrete? Tu anche che cosa proporrai? Allora, noi sicuramente come gruppo Meetup delle Origini stiamo già preparando un documento da portare agli Stati Generali, che prima dovevano essere a marzo, adesso sono stati spostati ad aprile, dove chiederemo nient'altro che appunto un ritorno alle origini. Un'organizzazione, una strutturazione ci deve essere, però bisogna basarsi sui principi fondanti del movimento, della democrazia partecipata, perché per esempio, per fare una critica costruttiva, anche questo, i facilitatori che sono stati votati qualche settimana fa, che dovrebbero facilitare il rapporto dell'attivista, del simpatizzante con le istituzioni, io avrei preferito che fosse stato indetto una votazione che si potessero candidare solo gli attivisti del territorio o anche consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, perché sono quelli che sono presenti sul territorio. Ma una volta che tu come facilitatore mi candidi, perché di fatto in Calabria i tre facilitatori sono due portavoce e un collaboratore di un portavoce. Se io ho bisogno del facilitatore stasera, ma non c'è perché in commissione, perché lui è un parlamentare e quindi deve stare a Roma, mi spieghi dove mi hai facilitato la vita? Perché tu mi hai messo una persona che sul territorio non è presente, perché ovviamente da martedì a giovedì deve stare a Roma, quindi anche questo, voglio dire, potrebbe essere una proposta che, per quanto riguarda i territori, di mettere dei rappresentanti, facilitatori, che si chiamino come si vogliono chiamare, ma del territorio, perché se io ho un problema stasera devi essere disponibile, o al massimo domani mattina, ma se sei a Roma, perché ovviamente devi espletare altre funzioni, non puoi essere presente sul territorio. Abbiamo criticato Di Maio, che aveva 40 funzioni e non riusciva a gestirne una. Adesso che facciamo? Anche noi ci mettiamo a fare contemporaneamente parlamentare, facilitatore e tutto quello che si vuole, insomma. Cioè, bisogna un pochino tornare alle origini e fare i cittadini che entrano nelle istituzioni per i cittadini, come era il principio del movimento. E soprattutto la regola dei due mandati è fondamentale, perché altrimenti le persone poi cominciano a perdere, come diceva anche lo stesso Di Battista, il contatto con la realtà, e ti abitui a quel mondo, perché poi non diventa più una missione ma diventa una carriera politica. Se il Movimento 5 Stelle deve diventare la copia degli altri partiti, tanto vale votare gli altri partiti che si fa prima. Ecco, ma secondo te, almeno tu ti trovi d'accordo con la linea adottata dal senatore Morra? Allora, mi trovo d'accordo, perché Morra, diciamo che è stato sempre un ortodosso, quindi a me mi piacciono quelle persone che
rispettano una linea e la portano avanti fino alla fine. Ovviamente non voglio fare nessun endorsement e non voglio fare come abbiamo detto. Parliamo sono opinioni personali, ci mancherebbe. Noi abbiamo avuto una conferenza stampa proprio lo scorso mercoledì a Cosenza, come meetup delle origini, dove alcuni giornalisti ci hanno chiesto le solite domande se eravamo pro morra, contro morra. Noi non siamo pro nessuno, noi siamo pro movimento per rispetto delle regole, perché purtroppo non si deve scadere poi nel fatto di diventare fan di qualcuno. Se c'è qualcuno che porta avanti la linea del movimento, quella persona è ben accetta e si può andare insieme in quella direzione. Per quanto riguarda il senatore Morra, che è anche presidente della commissione antimafia, siamo rimasti un pochino sbigottiti per il fatto che, come sicuramente saprai, è uscito su tutte le testate giornalistiche, e il professor Aiello ha omesso di dire sia della sua casa parzialmente abusiva e sia di avere un cugino morto che insomma era mafioso. E quindi la cosa che mi ha lasciato un pochino sbigottito è che da parte dell'allora capo politico, perché adesso si è dimesso, Di Maio, non c'è stata nessuna comunicazione in merito, né positivo né negativo, né per dire sì è un fatto grave, né per dire no, non ci sono i presupposti per togliere il simbolo e quindi andiamo avanti. Cioè, questo sinceramente mi ha lasciato sbigottito, anche perché ricordo sempre per il fatto che il movimento ci ha abituato al rispetto delle regole, perché se magari in queste condizioni in un partito classico sono cose normali, nel movimento non era così, perché io mi ricordo che l'allora candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Corleone, solo perché in un comizio aveva detto noi parleremo con tutti, anche con i parenti dei mafiosi, ricordo che Di Maio in diretta si stava recando al comizio, fece una diretta Facebook dove disse mi dissocio da queste parole e non vado nemmeno a presentare al comizio. Quindi anch'io sono d'accordo che i parenti dei mafiosi non sono mafiosi, però o i parenti dei mafiosi non sono mafiosi mai, o i parenti dei mafiosi sono mafiosi sempre, perché se tu prendi le distanze da un candidato sindaco che voleva parlare con i parenti dei mafiosi, poi non può essere zitto quando il parente del mafioso ce l'hai candidato come candidato presidente. Questo è il discorso. Ecco, voglio arrivare ad un punto. Secondo te, alla fine, della Calabria al Movimento 5 Stelle è davvero interessato qualcosa? Guarda, io non, a questa domanda non so rispondere, perché il movimento, diciamo che ha lasciato campo libero di agire come si voleva, perché ricordiamoci che Di Maio ha indetto anche una votazione su Rousseau che secondo me è stata ridicola, ovvero quella di chiedere agli attivisti se si era d'accordo a presentare la lista in Calabria, sebbene lui disse che non ci sono le condizioni. Bene, io dico che se tu sei capo politico, non sei capo politico solo per fare il bello e dire sai comando io, ma sei capo politico anche per prendersi delle responsabilità, un pochino come quando il sindaco risponde per tutta l'amministrazione. Se tu credi che in quella regione, ed ero d'accordo anch'io, non si fosse pronti, organizzati per presentarsi, tu non puoi dire secondo me non siamo pronti ma decidete voi, come per dire se andate a sbattere è responsabilità vostra. Io non ho gradito questa votazione, quindi diciamo che è stato lasciato campo libero. Non capisco se è stato lasciato campo libero perché del movimento da Roma non interessa la Calabria, oppure perché non lo so, però sta di fatto che, da come si leggeva anche sui giornali, a differenza appunto delle altre regioni, Di Maio chiese portavoce fatemi un nome, cosa insolita, perché non è che i portavoce ti devono fare un nome, si deve votare su Rousseau. Poi volevo aggiungere un attimino sulla lista civica collegata al Movimento 5 Stelle. Noi avevamo votato
fatto un Rousseau a luglio di aprire le liste civiche, anche se io ho votato no perché io non sono d'accordo, ma ovviamente mi rimetto alla maggioranza. Però noi abbiamo votato che le liste civiche in appoggio del movimento, in questo caso è stato il movimento che si è appoggiato alle liste civiche, anche questo è stato una cosa inconsueta. E poi la creazione della lista civica è stata fallimentare, perché tu come lista civica mi devi andare a candidare delle persone che siano capaci di intercettare dei voti che non appartengono al Movimento 5 Stelle, come è stato anche il per il 4 marzo 2018, dove molte persone che conosco mi hanno detto: noi abbiamo votato Mifiti in quanto Mifiti, ma il movimento non lo voteremo mai, per esempio. Quindi bisognava fare una lista civica con delle persone che intercettassero dei voti al di fuori del movimento, mentre invece è stata fatta una lista con attivisti ed ex attivisti che non hanno portato a niente, perché se Gabriele Sanguinetto vale 50 voti, o lo metti nella lista Movimento 5 Stelle o lo metti nella lista Calabria Civica e lo presidente, sempre 50 voti sono. Quindi anche da un punto di vista proprio politico non capisco il senso di questa lista civica, non si capisce. Guarda, una cosa che volevo aggiungere, che uscirà tra poco sui giornali, ma ti do un'anteprima, che noi proprio ieri come meetup dell'Origine abbiamo segnalato ai Probiviri sia il coordinatore della campagna elettorale Paolo Parentela, unitamente a tutti coloro che hanno collaborato con questa campagna elettorale pur essendo a conoscenza delle gravi problematiche, che secondo noi hanno letto l'immagine del Movimento 5 Stelle.